Siamo con il maestro Alessandro Alonzi, direttore orchestra, lo vedremo nello spettacolo di domani. Volevo farle questa domanda. Allora, la Bohème è stata un'opera stra-amata già quando è andata in scena la prima volta e continua ad essere un'opera veramente amata. Ma perché, secondo lei? Beh, se un'opera, diciamo, ha riscontrato così tanto nel corso dei, ormai possiamo dire, di più di un secolo, questo grande successo è sicuramente perché riesce a toccare il cuore del pubblico grazie a queste storie di questi ragazzi che sono dei ragazzi assolutamente comuni. Chiunque del pubblico può immedesimarsi facilmente in questi giovani ragazzi studenti che vivono le difficoltà economiche in una soffitta di Parigi, quindi questa atmosfera bohémienne è qualcosa che forse oggi ancora si prova più, o come all'epoca di Puccini, e quindi è molto semplice, diciamo, vivere questi sentimenti insieme a questi ragazzi. Sono sentimenti genuini, semplici, un modo di fare opera nuovo rispetto a, chiaramente, a quello del maestro Verdi, il grande predecessore di Puccini, e con una tecnica di orchestrazione, anche se vogliamo, diversa, particolare, dei colori e delle atmosfere che inglobano il pubblico e gli fanno vivere. Forse gli fanno anche rivivere le emozioni, il primo bacio, il primo incontro con la loro fidanzata, con la loro moglie, le litigate con le fidanzate. Sono tutti momenti di vita quotidiana nei quali il pubblico credo che si rispecchi pienamente. Giulio Costanzo, vicepresidente dell'Orchestra Sinfonica del Molise. La Bohème questa sera rappresentata non per caso, non è un caso. Certo, quest'anno ricorrono i 100 anni dalla morte di Puccini e quindi quasi tutte le istituzioni italiane hanno voluto ricordare con delle opere, con dei programmi ad hoc dedicati a questo grande autore del melodramma italiano. E noi, in collaborazione con alcune associazioni importanti di questo territorio che si dedicano alla lirica, con la OSM quest'anno abbiamo sperimentato questa nuova esperienza di produzione in collaborazione, che già da stamattina che abbiamo fatto la prima prova generale dedicata agli studenti abbiamo capito che è un esperimento riuscito, che può funzionare bene, e grazie a questa occasione di questo importante anniversario abbiamo inaugurato anche una nuova forma di collaborazione tra la OSM e importanti associazioni del territorio che si dedicano all'arte, in questo caso in particolare al canto e alla lirica. Gennaro Continillo, direttore del coro ACOM, ormai per voi è consuetudine essere in queste opere organizzate qui al Savoia e anche altrove, e quindi un nuovo banco di prova per voi che ormai siete considerati un'eccellenza. Il lavoro è tanto. Quest'anno abbiamo anche il privilegio di collaborare con l'Orchestra Sinfonica del Molise, oltre che con Opera Studio Molise, che è davvero un'eccellenza nella scoperta dei talenti e nella promozione di cultura in questa nostra terra, nella persona soprattutto del presidente Nicola Ziccardi, che è un professionista sopraffino ed è un grande innamorato del Molise. E noi come coro siamo onorati di essere sempre convocati per queste iniziative. Da 8 anni ormai collaboro con il maestro Ziccardi, abbiamo prima con il coro dell'Università del Molise, adesso con il coro lirico, e quindi abbiamo fatto diverse opere, oltre che alcune produzioni con l'Orchestra Sinfonica del Molise da un paio d'anni. E per un coro di semiprofessionisti, di amatori professionisti, come amo chiamarli, è tutto guadagnato, tutto guadagna in cultura, in formazione, in esperienza e, perché no, anche in bellezza. Quanti ne dirigerà questa sera sul palco?
Questa sera tra coro di voci bianche dell'Istituto Colozza e coro dei più anzianotti del coro Liriquacom ci saranno una cinquantina di cantori. Del coro Liriquacom sono una quarantina e sono circa 25 i bambini, quindi una bellissima e interessantissima compagine corale. Siamo con la maestra Giovanna Consiglio che dirigerà le Voci Bianche Giovani Sanniti di Bambini della Colozza. Infatti nell'opera La Bohème di Puccini sono previste le voci bianche. È stato semplice avvicinare i bambini a un'opera lirica? Intanto premetto che il coro della Colozza non è nuovo a queste esperienze, perché già in passato abbiamo fatto Tosca, Carmen, Bohème, Turandot, e quest'anno siamo veramente lieti di collaborare con il maestro Nicola Ziccardi e l'Orchestra Sinfonica del Molise per rinnovare queste esperienze che sono sempre fantastiche. I bambini sono entusiasti e la cosa che come docente, come educatrice mi fa soprattutto piacere è avere insegnato loro che nell'opera lirica non è importante soltanto cantare, ma imparare ad essere attori. Infatti sono mesi che cerco di muovere i bambini sulla scena, naturalmente nelle prove in classe, nell'auditorium della scuola, e meno male che si muovono con disinvoltura, hanno compreso tante cose e il risultato, ecco, si vede. Luca Fatica, presidente dell'Associazione Arturo Giovannitti, anche quest'anno la vostra collaborazione si è rivelata preziosa. Continuate quindi appunto a dare il vostro appoggio a queste iniziative. Noi siamo ben felici di portare avanti questa iniziativa. Devo dire che quando siamo partiti 8 anni fa non credevamo che veramente si potesse arrivare a raggiungere un tale livello. E quest'anno abbiamo scoperto che in effetti invece si può. È un progetto che è nato quasi per gioco, per portare appunto la lirica in un piccolo comune come Oratino e poi portarla anche a Camobasso, e che si è però rivelato nel tempo come qualcosa che può funzionare. A noi interessa tanto perché abbiamo più obiettivi in questo progetto. Un obiettivo è quello appunto di promuovere il paese attraverso anche questi ragazzi che vengono. Un altro obiettivo è quello appunto di creare una collaborazione importante tra varie associazioni, come sta succedendo, e quindi il progetto funziona e funziona bene. Lorenzo Giossi, regista scenografo Ecoteatro. Allora, la responsabilità dell'allestimento scenico dell'opera che vedremo stasera e domani sera, di questa bellissima Bohème, è tua. Esattamente, si tratta di una grande sfida perché Bohème non è per niente un'opera facile. Abbiamo cercato di appunto realizzarla al meglio con un progetto innovativo, seguendo anche un filone di ecosostenibilità che Opera Sud di Molise ha sposato ormai da 4 anni, Ecoteatro, e da questo Ecoteatro ne deriva poi anche il progetto per le scuole, per seminare, per insegnare alle giovani generazioni cos'è l'opera lirica e qual è la sua grande storia. Il progetto si chiama Officina Teatro del soprano Elisa Benadduce, che con me collabora. Collaborazione con l'Orchestra Sinfonica del Molise, la novità di questa opera che stasera e domani va in scena qui al Savoia. Sì, questa sera e domani va in scena al Savoia, qui al Savoia, ma questa mattina addirittura l'abbiamo fatta in forma di concerto per i ragazzi, quindi con l'associazione che è presieduta da Nicola Ziccardi abbiamo creato questo partenariato molto importante, speriamo che sia il primo di una lunga collaborazione. Senti, tu sei il direttore artistico, però stasera ti vediamo anche sul palcoscenico perché tu sei un baritono, quindi tu farai l'innamorato di Musetta.
Esatto, innamorato, geloso, arrabbiato. Marcello, è una cosa molto attuale nelle coppie, no? Quello che si vedrà questa sera. C'è la coppia che amoreggia in maniera un po' più calma, tipo Rodolfo e Mimì, e invece c'è la coppia più passionale che si arrabbia, alla fine si dicono vipera, rospo, strega, insomma. E c'è anche questo tipo di... Sì, canterò questa sera anche per dare un aiuto ai giovani, perché comunque i giovani sono sul palcoscenico e a volte hanno bisogno di aiuti, di certezze, e quindi e anche perché in realtà un paio di baritoni hanno cancellato uno addirittura perché ha avuto un lutto importante, allora se no non avrei cantato, però ho preferito allora prendere questa scelta di aiutare i giovani sul palcoscenico anche questa sera. E questa puntata di Viaggio in Molise si conclude qui, ma Viaggio in Molise continua, per cui restate con noi, alla prossima puntata.